sneaking, enemy highs, we be seeking. Lurking through waters and bushes, oh man, Kong dies, we deep in. All of you die, one at a time. Those are the facts, we don't throw dice. Ready to fire, ready or not, we let it decline. There's nothing you can do, RNG are your nightmare. Likewise, Dubs, good to see you. Signore e signori, benvenuti per il quarto giorno del Rumble Stage. Io sono Terenas, qua sempre affiancato dal carissimo Kerren. Stiamo arrivando nel vivo dell'azione, nelle battute finali che andranno a determinare quali quattro team andranno avanti nel Knockout Stage. E bentornati qui su PG Esports per un'altra giornata di competizione che, come già anticipato dal mio collega, ormai volge alla linea di traguardo, almeno per il sistema di BO1. Vediamo i PSG Talon Esports arrivare con una ritrovata grinta dopo l'ottima giornata di ieri. Oggi andranno ad affrontare in apertura i G2 in quello che vuole essere il rematch di vendetta, che ha messo fine effettivamente alla win streak competitiva dei G2, che ha permesso alla Lega Pacifica di mantenere imbattuto il loro record attualmente di 28 vittorie competitive appartenente agli antichi Flash Wolves. E si inizia anche con il buon umore per questo team. Come già detto ieri, il trend per loro è stato decisamente ascendente, una vittoria anche buona contro i G2 e delle performance che anche nella sconfitta hanno visto comunque i PSG tenere alta la testa. Detto questo, che cosa ci aspetta? Siamo ormai nella prima giornata interamente dedicata al girone di ritorno. Girone di ritorno che abbiamo aperto ieri con le ultime tre partite. Ricordiamo, 5 in totale le giornate del Rumble Stage. E già da oggi iniziamo a dover ragionare sulla matematica degli scontri diretti e indiretti per vedere chi ha le chance più alte di passare. Già, perché ricordiamo, solo 4 team passano al Knockout Stage, poi ci saranno una serie di Best of 5, 2 semifinali e una finale per vedere chi è il campione di questo Mid-Season Invitational, che non è un mondiale, Ocelot, non prendiamoci in giro. È un campionato su scala mondiale. Internazionale, ma non è assolutamente un mondiale, perché ci sono tante belle competizioni che avvengono da settembre a novembre in media, che si chiamano mondiali. Beh, il fatto che il campionato mondiale sia un campionato mondiale non impedisce al Mid-Season Invitational di essere un campionato mondiale solo perché un altro campionato mondiale si chiama campionato mondiale. Vabbè, è come andare a dire il campionato mondiale, cioè, come dire, sai il classico pezzo di parmigiano reggiano che c'ha proprio il logo, tutto, esatto, denominazione, esatto, di origine protetta, esatto. E poi quello tipo del discount negli Stati Uniti, parmigiano reggiano. Il parmigiani. Parmigiani reggiano. Esatto, beh, il punto è che anche se Harden è il barba, questo non mi impedisce di avere una bella barba, vero, voglio vero, dire vero. L'MSI è un campionato a modo suo mondiale. No, ovviamente sto scherzando, sono totalmente d'accordo col mio collega nel sottolineare quanto effettivamente avere un singolo rappresentante per regioni maggiori che sulla top 3 hanno detto la loro è una cosa che non ci dà una visione effettiva di quanto poi possa succedere su scala mondiale, soprattutto perché i periodi e i meta variano e anche parecchio da qui a ottobre. Ma detto questo, signori, ci stiamo per lanciare nella giornata che, come potete vedere, come abbiamo già anticipato, si aprirà con PSG e G2, e i PSG sono all'inseguimento di quel quarto posto che dopo l'ultima giornata diventa molto più appetibile ai loro occhi, per quanto gli Evil Geniuses stiano facendo un po' da gatekeeper. Sono lì in quella posizione sul 3-3 con G2 e T1 che inseguono i Royal. Royal che nella prima giornata hanno subito la sconfitta proprio per mano di questi G2, quindi in caso ci siano altre sconfitte da parte di Royal, i G2 possono competere. T1 ovviamente non sono da meno, anche se i T1 li vedo un po' tremolanti, me li aspettavo più solidi in questa fase di torneo. Beh, se devo dire qualcosa dei T1 è che senza ombra di dubbio, così come per i G2, l'arresto di momentum è stato pesante per loro, e questa è una delle cose importanti da sottolineare quando si vanno ad analizzare questi team così abituati a vincere. Quando un team basa il proprio successo sul momentum della vittoria, avere una battuta d'arresto richiede comunque che il team debba ricostruire da zero la propria forma mentale. È una cosa di cui abbiamo parlato anche ieri al Caster Desk, descrivendo i G2 come un team che ha bisogno di vincere per vincere, ed effettivamente abbiamo visto questa battuta d'arresto. Abbiamo visto che i G2 intanto vanno a cedere la loro prima sconfitta dall'inizio del lower bracket contro questi PSG per via di una Sinner comp non propriamente interpretata. L'idea che i G2 abbiano voluto continuare a giocare su questa idea del mancato scaling,
i piani di gioco erano interessanti, non era purtroppo interessante come venivano proposti in partita. Ieri abbiamo visto la prima giornata 0-2 da tempo ormai immemore per questi G2 e come si è sviluppata. La prima partita è stata letteralmente una Sinner Draft. Aatrox, LeBlanc, avevamo tutto qui, avevamo Kalista sulla corsia inferiore e nonostante il tentativo del PSG di auto-counter piccarsi in bot side draftando R5 Rel contro Gragas, quello che abbiamo imparato con la giornata di ieri è che Kaiwing sa interpretare molto bene questo matchup e questo ha un attimino rotto le fila dei G2. Purtroppo per loro, e adesso si trovano con queste sconfitte sul groppone, ma sono dei... cioè sono dei G2 che, come abbiamo sottolineato, molto derivava dalla draft. Ora c'è da vedere se anche in questo caso, in questo matchup che avverrà di nuovo, il rematch tra i due, se possiamo, ci sarà lo stesso esecuzione, lo stesso piano. Se di solito tendi a non optare per qualcosa di totalmente identico, provi a cambiare o un paio di componenti che ti danno più flessibilità oppure vai per qualcosa di totalmente alieno e diverso. Anche perché il fatto che il match tra G2 e PSG sia stato il match di conclusione del girone d'andata del Rumble Stage e che sia invece per i G2 il match d'apertura di questo girone di ritorno contro il team praticamente... sì, ok, c'è stata poi la sconfitta contro i Royal, ma quella è un'altra questione. Il punto è che per quanto riguarda G2 e PSG non penso ci sia stato neanche il tempo, non penso ci sia stata neanche la possibilità di andare ad elaborare strategie nuove, quindi devi comunque pescare da qualcosa che avevi già pronto, devi pescare da qualcosa sul quale sei già confident. Abbiamo visto che il takeaway su Ornn ha messo in difficoltà Broken Blade. Broken Blade che tra l'altro ieri abbiamo anche visto impegnato in un tentativo molto particolare di counter pick su Gwen utilizzando la sua storica Riven. Abbiamo visto l'arrivo di Riven in competitivo, ma anche lì, nonostante la draft avesse delle idee molto interessanti, è una draft che non si è veramente sviluppata. Game 2 dei G2 è stato giocato contro i Royal con il tentativo di counter pick in corsia superiore. E voglio aprire un capitolo lì, perché ogni volta che si vede un pick fuori meta, poi ovviamente quel pick se vince, oh mio Dio, siete dei geni, se perde, oh mio Dio, l'hanno trollata. Quindi vorrei un attimino entrare come ariete d'assedio sull'opinione pubblica qualunquista, perché bisogna parlarne di quel pick, dargli un contesto. Il punto è che in draft è un buon pick. Riven è un counter pick per Gwen, è in realtà il miglior matchup per Riven. Non esiste campione che vince contro Gwen più di Riven. Quindi tu vai a prendere un forte counter pick di corsia sul quale il tuo top laner è esperto e lo vai ad inserire in una situazione dove vorresti dominare le side lane. Qui la lode principale va fatta a Bin, perché Bin vuole il setup con sfinimento e teletrasporto per gestire in maniera campione specifica la corsia di Broken Blade, vuole il fatto che sia riuscito ad andare even in corsia contro Riven, con Gwen, che ragazzi è un'impresa che ha del mastodontico. Questo ha rotto il piano di gioco dei G2, perché la draft che voleva giocare 1-3-1 non è mai arrivata a giocare 1-3-1 e una Riven senza flash che non riesce a teamfightare bene, che era stata setuppata per la dominazione di corsia, quando si è trovata a non poter avere una fase di corsia e non essere setuppata per i teamfight, purtroppo le sue finestre le ha chiuse. C'era una grossa speranza sullo snowballare pesantemente, avevi anche la composizione che aveva LeBlanc al suo fianco e quella Yumi, Ezreal che dava quel fuoco di copertura e i rallentamenti, e quindi presumo che per i G2 nella loro testa fosse un sì, abbiamo un setup che se riusciamo a creare è ingestibile. Guarda qui, guarda qui, questa scena è stata incredibile, l'ho rivista 10 volte, il barone ha livellato, lo smite è arrivato a 872 HP, il barone ha livellato durante l'animazione dello smite rimanendo a 127, rimanendo poi 127 HP, basic 17 HP e comunque il palmo di Lee Sin connette sul barone prima della lama del vento di Riven. Questa scena ha avuto dell'incredibile, cinematografica personalmente non la so definire in altro modo. Quindi stava rischiando nonostante tutto di andare male per i Royal, ma quando riesci ad essere così efficace da sorpassare anche questi piccoli dettagli di sfortuna, allora c'è poco da dire. Questa partita era dei Royal e di nessun altro, di Gala e di nessun altro. Quando a 22 minuti Xayah da critico a un frammento di infinito, la partita non la state propriamente giocando. Tre oggetti è abbastanza ingestibile Xayah ormai, perché quelle che sono state le modifiche che ha subito nel tempo, soprattutto di recente, sono state mirate proprio ad accentuare la forza della build a critico. E ci è voluto un po' di tempo, ma finalmente trova molto più successo, soprattutto quando hai Rakan al tuo fianco. E soprattutto quando giochi contro Ezreal, dove per via del fulcro dei geli la letalità si frigge un pochettino a un certo punto.
sei un po' limitato, ecco, mettiamola così. Cioè, esatto. Quella build a letalità ormai si scontra contro certe realtà che non gli permette di esistere e di sopravvivere. Ora, come dicevamo, G2 e PSG, G2 dovranno reinventarsi un po' una delle loro draft, una di quelle che hanno preparato per questi giorni, perché vederli così dal nulla magari tirare fuori un pick alternativo o una strategia ad hoc proprio per i PSG non me lo aspetto, ma piuttosto mi aspetto qualcosa di solido, qualcosa di più concreto che abbia punti di early mid e late game, cioè sì, non la classica sì, team sì, com sì, che sì, dici sì, o snowballa oppure a 28 minuti sei fuori dai giochi, che stiamo vedendo anche un po' troppo spesso in questo Rumble Stage, non solo dai G2 ma da parte di tutti i team. Capisco perfettamente l'idea di testare i propri limiti, capire quanto puoi permetterti di giocare aggressivo e quanto ti concedono di giocare aggressivo gli avversari, ma siamo nella top 6. Ragazzi, non te lo concedono. Nessuno. Cioè, questi sono i game in cui almeno un fulcro di mid to late game devi avercelo. Devi. L'alternativa è dover premere sull'esecuzione meccanica e non è una scommessa che puoi fare quando i team sono di questo livello. È vero che comunque siamo in un sistema di BO1, è vero che comunque il fulcro del torneo saranno poi le BO5, però è anche vero che l'idea di voler arrivare in finale, l'idea di poter schivare il contendente più forte, ricordiamo come funziona il formato, arrivare primi nel Rumble Stage significa assicurarsi un grosso vantaggio, perché puoi scegliere il tuo avversario. Il primo qualificato del Rumble Stage sceglierà chi affrontare in semifinale tra il terzo e il quarto classificato. Questo non solo significa che scegli chi dovrai affrontare, ma scegli chi si dovrà scornare tra di loro nell'altra semifinale pur di raggiungerti in finale. E quindi, voglio dire, è una cosa che i G2 si sono messi davvero in una posizione scomoda nell'idea di voler e poter raggiungere, perché un 5-0 in apertura sarebbe stato eccellente per loro, sarebbero stati veramente comodi anche in caso di sconfitta contro Royal e T1, perché poi alla peggio si sarebbero giocati degli spareggi sullo scontro diretto. Adesso diventa una scalata più difficile. Molto più difficile. E se dobbiamo immaginare che la classifica rimanga strutturata allo stesso modo, Royal si divertirebbero a mettere i T1 contro i G2 poi. Oh sì, assolutamente. 100% dicono, ragazzi, vediamo in una best of 5 come giocano i G2, così che poi se arrivano in finale per pura casualità ci troviamo più comodi. O anche i T1, lo stesso discorso lo puoi fare anche al contrario. Royal sono fatti così, vogliono avere più informazioni possibili sui propri avversari prima di andare a scontrarsi direttamente con loro. Imparano e può suonare banale come frase, perché dici vabbè, tutti i team fanno così, là, che discorso è? Sì, ma i Royal sono davvero bravi a capire quali sono i punti deboli degli avversari. Più sì, informazioni, più punti deboli chiari e precisi. Anche perché se dobbiamo descrivere il trend di gioco dei Royal e che cosa sta portando i Royal ad essere un team di così alto successo, stiamo parlando di un team che sta concretizzando bene i vantaggi. E che cosa significa questo? Significa che la differenza tra le partite veramente convincenti e le partite che comunque lasciano ombra di dubbio durante questo Rumble Stage la sta facendo la proattività sulla mappa. Ogni volta che un team prende una kill e poi resetta, dici ok, molto bella quella kill, non stai mettendo il tuo team in una condizione di non venire raggiunto da quell'avversario. Quello che vedi invece dai Royal, e che abbiamo visto ad esempio nella schiacciante vittoria contro i G2, è che appena i Royal prendono vantaggio lo proiettano immediatamente sulla mappa. Appena vedi che Xayah con un'ottima esecuzione sul livello 1 si prende quel primo sangue, riesce a staccare in oggetti Ezreal, muovi immediatamente Xayah sulla mappa, vai a prendere un messaggero grazie alla priorità che stai ottenendo, vai a utilizzare quel messaggero per dare il primo mattone a Xayah, snowball Xayah, a quel punto la mappa è tua, la muovi top, prendi la torre top, la muovi mid, stalli la partita, prendi i draghi. Voglio dire, quello che i Royal hanno fatto ieri non è stato solo una grande esecuzione a livello meccanico di fase di corsia tra Bin che riesce a non perdere il matchup Gwen Riven e Xayah che giga turbo snowballa dalla corsia inferiore, ma quello che hanno fatto è proprio giocare strabene il macro attorno a questo snowball. Perché, allora mettiamola così, perché quando hai una fase di corsia come esempio Gwen contro Riven in cui Riven dovrebbe vincere ma alla fine Gwen trova la parità, questo vantaggio molti non lo comprendono, perché dici ok, non è rimasto indietro di farm, non è rimasto indietro di esperienza. Qual è la differenza? Il fatto che non possono neanche aggredirla facilmente. Cioè, esatto, se pensiamo al game di ieri, c'erano i G2 che stavano provando a distruggere quella Gwen con i gank, con la presenza, esatto, da parte dei Caps. Ma se tu sei indietro, allora è facile ucciderti. Se tu sei alla pari, è molto più difficile ucciderti. Diventa complesso, diventa un rischio, un investimento che costa troppo per quello che poi ottieni indietro. E quindi stai assorbendo risorse senza nemmeno dover fare un grande sforzo.
Quindi a volte ci sono leaning phase, che noi di solito le chiamiamo weak side, che se una weak side sta alla pari, vuol dire che è andata benissimo. Se una weak side è sotto i 30 minion, è la normalità. Esatto. Perché è proprio come dovrebbe funzionare il matchup in una situazione standard neutra. Che detta in maniera proprio lineare e semplice, se gli avversari draftano per stomparti e non vieni stompato, hai vinto. Che è una regola che può sembrare semplice, ma quando si parla di un sistema macroscopico, vedere Jankos così paralizzato nell'idea di fare danno, vedere Jankos con meno danni su Viego di quanti ne abbia fatto il supporto avversario lungo la partita, è qualcosa che di certo non ha reso felici i fan europei. Una cosa che invece vorrei discutere sono questi PSG, perché dei G2 ne abbiamo ormai parlato tanto e abbiamo anche pianto tanto mentre ne parlavamo. Per quanto riguarda invece i PSG, per loro il trend è completamente ascendente. Ieri abbiamo visto finalmente i PSG, abbiamo visto i PSG avere delle draft proattive, abbiamo visto i PSG eseguire il loro piano di battaglia, e per quanto comunque qualche angolo sia ancora da smussare, è questo che mi preoccupa dello scontro di oggi, vedere la parabola ascendente dei PSG affrontare quella discendente dei G2. I G2 rimangono secondo me comunque il team favorito nello scontro, ma è anche una questione di forma mentale. Noi parliamo tanto di statistiche, noi parliamo tanto di matchup, parliamo di tanto di come funzionano le cose sul macro e sulla carta, ma sono esseri umani e lo stato mentale quando si è in un trend discendente è difficile che ti permetta di dare il tuo 100%. Lo stiamo vedendo con chiunque, lo stiamo vedendo anche con Guma Yusi, che ha più o meno il 60-70% di quella che è la sua forma in fase ascendente. Ma prima di entrare in quello che è il primo match di oggi, andiamo a vedere quelle che sono le prediction, le vostre, le nostre, per come siamo messi. Attualmente siamo ancora fiduciosi di questi G2, tranne Vannetti. Beh, che voglio dire, lui giustamente deve accompagnare i PSG, sì, fino alla fine. È quindi fedele, è assolutamente fedele alla bandiera. Come Trojan invece qua è fedele ai tentativi di flip. Ieri ce l'ha fatta, ce l'ha fatta finalmente a chiudere la prima giornata con uno zero netto sulle prediction. Continuavano a trollargliela con degli upset imprevedibili e ancora continuava ad esserci almeno un punto portato a casa. Ieri Etrurian è riuscito a completare il suo primo perfect day di questo MSI, quindi complimenti a Etrurian. Vedremo anche come se la caverà Twitter, che in questo momento, come sempre, essendo dotato della sfera di cristallo, è in vantaggio su tutta la caster crew. Questo a confermare anche agli occhi di PG Esports che i nostri stipendi siano al 100% rubati, ma al di là di questo questa cosa ci porta anche ad arrivare emozionati alla prima giornata di oggi, perché sinceramente vedere PSG così in forma ieri mi ha fatto urlare di gioia. Finalmente abbiamo un MSI, finalmente abbiamo un Rumble Stage. Finalmente abbiamo una fase in cui il torneo vede il meglio del meglio scontrarsi l'uno contro l'altro. Perché sappiamo tutti come la fase iniziale dell'MSI è un po' un ripulire, per così dire. Scremare. Sì, esatto, scremare quello che è possibile. Chiarificare il burro. Chiarificare il burro, mi piace un sacco. Dato che siamo quindi qui al castello. Burro chiarificato, signore e signori, siamo pronti per la quarta giornata del Mid-Season Invitational.의 중심에 여섯 팀이 서 있고 모든 팀들이 하나의 링 안에 들어서서 싸우고 또 싸웁니다. 그 자리에서 쓰러질 때까지. 지투를 이겼기 때문에 이제 모든 팀들도 이길 수 있다는 그런 약간 자신감도 얻게 되고. I mean, it's been a long time since we actually have lost, right? But I think this will actually make us a lot stronger. 제가 또 충분히 이길 수 있다고 생각한 상대들한테 졌기 때문에 그 다음에도 한 번씩 기회가 있으니까 그게 잘 살려봐서 복수를 하고 지금은 좀 저희의 자신감을 잘 찾아가는 게 중요한 것 같고. When it comes to T1, we take the games very, very serious. G2, 그 다음에 만나면 복수하겠습니다. T1이랑 RNG를 이기려면 저희가 더 똑똑하게 또 더 창의적인 플레이를 많이 만들어야 된다 생각해요. 그 차이가 진짜 크다고 생각하기 때문에 한번 그런 허점을 찌르고 싶긴 하네. 상황 của bọn em bây giờ khá trầm sau những trận thua, mà bọn em vẫn rất muốn giành chiến thắng.
왕좌에 군림하고 있는 스프링의 제왕. 절대 포기하지 않는다. RNG. 拿下季中冠军赛三冠，我们就是当之无愧的 MSI 之王，没有什么能阻止我们。 다가오는 럼블의 카오스 안에서 그들의 꿈들이 충돌합니다. 시뇨레 e signori, è il momento di cominciare per davvero questa quarta giornata di Mid-Season Invitational e si parte con un signor match, un signore match, perché è Paris Saint-Germain contro G2 Esports. E per quelli che ancora non siano entrati a passo con quella che è la distribuzione internazionale dei grandi nomi, ancora alcuni si chiedono Paris Saint-Germain? Ma non sono europei, com'è che sono i rappresentanti della Lega Pacifica? Paris Saint-Germain, dopo quelli che sono stati alcuni tentativi di entrare nella competizione dal passo europeo, hanno deciso di spostarsi sulla Lega Pacifica, patronando a livello di nome quelli che erano i Talon Esport. Quindi il nome della nuova composizione diventa i Paris Saint-Germain Talon Esport, ma altro non è che i Talon Esport che hanno fuso i loro sforzi competitivi col Paris Saint-Germain. Devo ammettere anche con degli ottimi risultati. Devo ammettere, tra l'altro, con l'Mbappé buff che è stato annunciato di recente. Molti dicono che sia stato effettivamente quello a portare a casa la vittoria contro i G2, che sia stato quello il rinnovo ufficiale per briciole, 150 milioni, quindi comunque niente che sia... Vabbè, metà del nostro stipendio, Roberto. Infatti. Sono messi male, nel calcio. Sappiamo comunque che per quanto riguarda i PSG questa sarà una partita importante, perché passano anche dal blue side, passano quindi da quel lato di mappa che intanto ha prestampato dei ban dal lato opposto. Ormai sembra che Lucian, dopo il group stage, nessuno voglia più vedere quel campione disponibile. Lucian è davvero un po' fuori scala al momento. Lucian è quel campione che nella fase iniziale dei centrali di partita domina, appunto, cioè non è una domanda, un'affermazione, è proprio una constatazione, un assioma dell'esistenza. Sì. E poi arriva in late game, che ha preso abbastanza risorse, che non fa differenza che si chiami late game, perché è un Lucian che è grosso come una casa. Sì, soprattutto ha quella piacevole funzione, quella piacevole feature del trade a livello 1 che toglie 4 quinti della barra degli HP dell'ADC avversario insieme all'Electroshock Dynami, che è poco intuitiva da gestire. È una cosa che molti si sono trovati a gestire e che molti si troveranno a non voler più gestire. Ma oltre a Lucian, bisogna parlare degli altri ban che stiamo vedendo arrivare in base ai vari momenti del meta, perché comunque abbiamo visto team cercare lo scontro di Ahri e LeBlanc, ma sembra che attualmente Ahri come campione stia davvero tanto dominando anche su LeBlanc. Anche perché, di nuovo, parlavi di quel late game che non importa che si chiami late game, hai troppe risorse. Ahri viaggia quasi nella direzione opposta. Non importa quante risorse perdi, quando arrivi late game basta che metti giù un charm e hai fatto il tuo lavoro. È come essere Malphite in top lane. Hai una suprema disponibile, sì, sei utile, punto. Non fa differenza che tu abbia dato 40 kill. Un buon knock-up e hai fatto il tuo lavoro. Motivo per cui Ornn attualmente è molto più forte, perché ne hai tanti di knock-up. Signore e signori, è il momento di entrare in draft, la prima di questa giornata. Paris Saint-Germain blue side, G2 Esports red side. Forse è anche il side di mappa che può fare la differenza per questi due team. Lucian bannato blue side? È già la seconda Abbiamo volta. Abbiamo già successo... fritto tutti i nostri discorsi, ok. Perché allora è successo il primo giorno e adesso di nuovo. Quindi ho come la sensazione di portare io questa maledizione sulle draft. Non lo so, cioè nel senso, bannare Lucian in blue side è sempre quel grosso giveaway sull'idea di non stiamo provando questo pick in scrim. È un pick che ormai viene bannato così tanto che non lo stiamo neanche più allenando, e dato che non vogliamo impostare in Lucian il nostro B1, non vogliamo di certo assicurarci che siano i nostri avversari ad accedere al power trade su Lucian. Questo va a liberare degli slot di ban, va a liberare il red side dall'idea di dover rimuovere sia Ahri che LeBlanc, quindi abilita il ban su Wukong nel red side, obbliga lo scambio di ban sulla mid lane. PSG con dei grossi regali. Almeno per ora. Vediamo quale sarà l'ultimo ban, se sarà qualcosa mirato alla corsia inferiore, alla corsia superiore, tanti ban ancora disponibili. Twisted Fate, corsia centrale, controllo di mappa che viene meno, quindi G2 dovranno optare per qualcosa di diverso se vogliono questa opzione, questo strumento da quella corsia. Rimuovono Graves i G2. Interessante, considerando che comunque Kalista è ancora disponibile, è un pick che ha fatto tanto parlare di sé, che abbiamo visto in più situazioni arrivare come B1. Vediamo cosa Unified vuole proporre sulla corsia inferiore, anche perché il trade con Ezreal
palla è comunque aperto, quindi i tiratori da mid game sono lì, Xayah è lì, ci sono tante opzioni sulla corsia inferiore e questo potrebbe voler portare magari PSG ad assicurarsi la giungla, ad assicurarsi Gwen in B1, come dicevamo. Allora, ok, assicurarsi la giungla. Lee Sin vuole cedere quasi la priorità ai G2. Lee Sin è il neutrale dei pick neutrali, puoi metterlo in ogni salsa, è il prezzemolo della giungla di League of Legends. E hai dei G2 che adesso si trovano a dover draftare proattivamente dal red side. Hai ricombinato le carte di quella che voleva essere la draft red side dei G2. Stai praticamente obbligando i G2 a draftare blue side, ma dal red side. Hai fatto il passaparola, il passaturno, in modo da capire che cosa vogliono proporre. E per ora quell'over su Kalista fa pensare un po' di early game dalla bot lane. Confermata e lockata. Immagino che non vadano immediatamente a optare per il supporto, anzi piuttosto lasciano per l'R5 il supporto. E ora o vai per la giungla, così che non riveli troppe informazioni su qual è il tuo setup delle solo lane, oppure potresti provare a dichiarare un solo laner per capire come vorrebbero rispondere i PSG. Le opzioni sono molteplici, perché comunque PSG, Lee Sin in giungla, ecco, vengo immediatamente bloccato. Dicevo, il PSG, Lee Sin in giungla vuoi impostare doppia solo lane da danno magico. Di conseguenza i G2, sapendo che in questo momento il più efficace top laner da danno magico è Gwen, possono portarla via ai loro avversari, ed è quello che decidono di fare. Il punto qual è? Gwen blind piccata in questo meta ha tanti counterpick. Sappiamo che i G2 hanno anche Riven adesso come counterpick di Gwen, per quanto il primo tentativo sia andato male, ma c'è Jax disponibile sulla corsia superiore. Danno ibrido per Jax equivale alla possibilità di giocare qualsiasi combinazione di giungla mid lane. Arriva Rell e questo abilita la Tristana immediatamente al suo fianco, quindi abbiamo anche la configurazione iniziale con il PSG che tiene le carte coperte sui suoi solo laner. Tristana scala meglio di Kalista e di conseguenza vai a giocare di nuovo quel matchup dove vedi l'idea di voler giocare Sinner-like sulla corsia inferiore. Stavolta almeno i G2 si lasciano aperta la porta dello scaling dalla corsia superiore con Gwen, quindi una draft molto diversa da quella di ieri contro il PSG. E vediamo per che cosa optano adesso. Immagino che il focus sarà sulla giungla, sul capire come dare una pari priorità. Poppy era il momento perfetto, okay. È un flex come support, quindi vai a mettere Poppy come flex giungla supporto. Hard counter di tutto il trittico dei PSG messo insieme. Poppy è l'arma perfetta. E anzi, ieri con Giovannetti ci stavamo letteralmente lacerando cercando di capire perché non fosse stata inserita Poppy in quello slot. Ieri i PSG hanno voluto giocare esattamente con quella corsia inferiore e Poppy era perfetta. Poppy tra l'altro ha una divertente interazione con Kalista, brocchiero più passiva della sentinella e una valanga di danno da Arras in fase di corsia. C'è di interessante. G2 decidono di optare per ban sulla corsia superiore e parlavamo di come ci fossero un paio di opzioni da potere magico. Gwen è la migliore, Vladimir è l'opzione subito dopo. Esatto. Abbiamo visto molti Vladimir in questo MSI andare di Ghost, di Ghost Eustione, sì. Non è mai andata particolarmente bene in fase di corsia, perché dovrebbe essere quella laning phase in cui scali e poi vedi che cosa succede nei teamfight, cerchi di essere un contributo aggiuntivo, assorbi pressione, assorbi, sì, attenzioni dal jungler avversario. Broken Blade ha già giocato questo ruolo, infatti vedere questo Vladimir adesso bannato vuol dire proprio un non concedere a Nabi la stessa opportunità di ok, posso perdere la lane, non importa. Il punto è che andare a bannare scaling sulla corsia superiore è importante, perché se vai a dominare da quel lato di mappa ti assicuri di avere una side lane che a un certo punto vincerà la partita. Aver rimosso Vladimir e Gangplank non è solo la questione di andare a rimuovere quella tipologia di danno dalla corsia superiore, è anche la questione di voler rimuovere dei matchup scomodi per Gwen. Gangplank ti perma a rassa di parlay in corsia, sei un punching ball per i proc di Grasp. Vladimir, l'abbiamo appena detto, si presenta con spettralità e ustione, a.k.a. tu non mi puoi traddare anche se vuoi farlo, e questo significa che scala liberamente. In questo modo hai abilitato un Broken Blade quasi ineluttabile. Odio questo pick. Odio il lock di Nautilus in R4, perché rompe completamente l'idea di Poppy come flex sulla corsia inferiore. Perché hai appena comunque messo... Allora, Poppy hard counter di Lee Sin in giungla, quindi perfetto mettere Poppy in giungla contro Lee Sin. Però penso che vogliono capire quale sia la solo lane dei PSG, perché devono mettere Caps in una situazione di comfort. Ok, hai l'early game dalla bot lane, hai late game dalla top lane. Ora ti serve qualcuno che possa contribuire, che possa vincere la corsia per i G2. A me viene a questo punto in mente l'idea che quella Gwen possa essere mid, perché abbiamo visto diverse Gwen mid, e se hai voluto tenere aperto il flex sulla corsia centrale, il counter pick in R5 per le solo lane, c'è la possibilità di flettere Gwen. Infatti una Gwen che arriva in early draft, specialmente con Jax disponibile, attenzione. Ok.
non lo so, nel senso che capisco che comunque con Twisted Fate LeBlanc e Ari rimossi, le opzioni in blind sicure vadano a scarseggiare. Vediamo che cosa ci presenteranno i PSG con questa Syndra. Però appunto, adesso Gwen può andare mid. Un ecco mid lane potrebbe arrivare. Contro Syndra è perfetto. Sì, perché lei preme R, tu premi R, benissimo. La Suprema non è valsa a nulla. A questo punto Fizz. Sì, però è un pochino più difficile la fase iniziale di corsia. Hai il time winder su ecco, semplicemente puoi continuare a spammare il tuo Q e farmare la distanza. Ma Corki lo fa in maniera ancora più sicura e dà una funzione molto simile a quella di Zoe. Infatti vedere quel ban di Zoe mi ha un po' stranito, perché dico, ci sono ancora opzioni da Rust della corsia centrale, quindi optare soltanto per quel singolo ban mi aveva incuriosito. Avevano l'idea giusta nel guardare Pyke bannato, dicevano ok, quello là è Jankos che gioca che gioca Poppy, ma vedere quella Zoe da sola un po' mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca per i PSG, perché dico sì, piuttosto opta per due ban nella stessa direzione. Anche perché se avessero messo Gwen in flessione verso la mid lane avresti sprecato un'intera fase di ban. Letteralmente avresti bannato supporto e mid lane per poi ritrovarti counterpiccato sulla top lane. Non sarebbe stato piacevole. Per nulla. Alla fine andare a mettere Gwen sulla corsia superiore una volta che vedi Kennen, una volta che vedi Lee Sin è comodo. Sulla corsia centrale Caps ripresenta un Corki che sono curioso anche di vedere che forma andrà ad adottare, perché comunque di Corki ne abbiamo visti diversi. Abbiamo visto il ritorno in alcune luci del Corki da danno fisico, che poi da build a D, che non si può parlare comunque di danno fisico. Corki anche con gli autoattacchi fa danno magico, quindi anche se build a D il danno è magico. Si parla di doppio solo lane da danno magico attorno ad un jungler che comunque il danno fisico lo mette giù. Mi aspetto comunque la Poppy Tank, Poppy Bruiser dal rework dell'itemizzazione da Bruiser è abbastanza scomparsa. Sarebbe anche difficile inserirla in questo caso. Rimanere indietro per Poppy sarebbe una condanna a morte certa. Allo stesso tempo sei adesso in una situazione un po' complessa, perché hai Corki che fa danno magico prettamente, hai dalla corsia superiore Gwen che fa danno magico e soltanto Kalista come grossa fonte di danno fisico nei G2. Dall'altro lato i PSG, per quanto uno guarda lì e dice sì fa danno fisico ma dopo non scala così bene, di danno fisico ne porta anche tanto. E signore e signori, è il momento di entrare sulla landa degli evocatori per il primo game di oggi dell'MSI. Paris Saint-Germain Blue Side, G2 Esports Red Side. E mi sa che cominciamo subito con la violenza. Vediamo se ci sarà il collasso su Anabi. Approfittatene velocemente per gli hashtag PSG win, G2 win. Anabi che semplicemente andrà ad attivare la sua e fuggirà via verso la sua giungla. Un po' presto questo approccio da parte dei G2. Più che altro non vedeva una chiusura da tutti i lati. Caps va comunque a spottare il late invade e quindi sanno che gli avversari sanno. Interessante quel lume, non all'interno della tana ma su un angolo che rende difficile navigare anche eventuali trinket rossi. Trinket con il quale Kalista iniziare la fase di corsia dopo aver resettato. Kalista che ancora deve andare a stendere il suo patto utilizzato in questo momento su Nautilus. Mi incuriosisce vedere Juan che ha deciso di rimanere lì. Di solito vediamo i jungler piazzare quel lume piazzato, poi cambiano e tornano in base a prendere il trinket rosso. Invece Lee Sin ha fatto la funzione dal lume, ha guardato il ritorno dei G2 verso il loro lato di giungla e Flacked ha appena sprecato il suo trinket rosso, non ha spottato quel lume. È quello che ti dicevo, sei andato per un lume atipico con Syndra e questo ha reso molto difficile navigare la visione per gli avversari. Per quanto riguarda Lee Sin, semplicemente per lui il cambio di trinket rimane una cosa molto controintuitiva. Vuoi sempre tenere quel trinket giallo in modo da avere i comodi war jump a inizio partita e di conseguenza sai che quella visione comunque rimarrà lì, comunque spotterà il tuo primo giro, perché se non ti vedono lì sanno comunque da dove stai iniziando, leggono il tuo patting e si adattano di conseguenza. È un accettiamo questo scambio, sappiamo cosa faranno loro, loro sanno che cosa vogliamo fare noi e di conseguenza ci aspettiamo una giungla nei primi minuti abbastanza più passiva. Torniamo al discorso di quella Poppy. Poppy inserita nella prima rotazione della draft dei G2 funge da hard counter di tre dei pick dei PSG. Oh, Tarnas, quello è andato a segno, però adesso si prende un colpo, due colpi di struttura con una bella risposta di Kaiwing. Ma vedere Kaiwing con mezza vita e Targamas che ne ha perso solo un quarto, il trade è decisamente favorevole per i G2. Va bene così per Flacked, anche perché vuoi che queste ondate vadano a collassare. Tristana
soffre dell'eccesso di wave clear, ed è una cosa che dice come fa ad essere un eccesso una cosa brutta, perché effettivamente il wave management con Tristana, quando gli avversari ti tengono alle strette, non è una cosa piacevolissima da gestire. Il danno ad area che si va a proiettare rende i minion difficili da navigare per Tristana, e finché fai collassare quelle ondate almeno cerchi di metterla in difficoltà. Questo non sembra saperlo Unified, che comunque sta mantenendo un fantastico tenore di farm sulla corsia inferiore, e anche quei piccoli trade sono stati scontati con una pozione in più di Kaiwing rispetto a quelle di Targamas, ma niente di più. Mi piace come hanno impostato la corsia di G2. In queste prime battute bot lane ha premuto molto, così che il bounce back riportava l'ondata di minion verso il loro lato e Lee Sin non può gankare. Lee Sin ha iniziato topside, quindi quel gank verso il terzo minuto botside è quasi ormai canonico per tutti quelli che sono i jungler che iniziano topside. Ora Juan invece è costretto a tornare in giungla a farmare, cosa che per un Lee Sin non è proprio la cosa migliore. Power clear Lee Sin, no, non è proprio l'utilizzo più appropriato del campione, perché è un campione che volendo può fare molto di più. Anche se Lee Sin in questa partita però dovesse diventare uno strumento di controllo e voler semplicemente stallare la mappa nei primi minuti, i PSG si ritroverebbero nella situazione di lasciar scalare una Tristana contro una Kalista. I problemi diventano Corki in primis, perché comunque stiamo parlando di un fortissimo strumento da arrasto sulla corsia centrale. Caps lo vediamo con il primo attacco, e quindi è molto probabile che si tratti di un Corki da potere magico, da Ras, da Luden, e in questo caso Corki si troverebbe a fare breccia in una composizione che non ha tanto sustain, che non ha tanti modi per mitigare il danno da Ras, reagire al danno da Ras. Tu parlavi del ban di Zoe e di come fosse un grosso giveaway sulle intenzioni dei PSG in seconda rotazione, e qui ne vediamo una materializzazione istantanea. La draft dei PSG non è fatta per voler affrontare grosse fonti di Ras. Qui i G2 ne hanno una abnorme. Infatti queste prime battute possono anche sembrare un po' più deboli, ma lo scaling, che è stato fondamentale per questo MSI, ad ora ha sempre favorito il team che ce l'aveva dalla sua. Quello sì. Jankos per adesso continua a muoversi, tra l'altro facendosi dei bagni di visione, lumi di controllo, cercano di riprendere controllo della propria giungla, scusate il gioco di parole, ma per ora non è una Poppy che sta impattando le corsie a sua volta. E se è vero che Lee Sin da power farming non è magari la strategia migliore per il campione, come ti dicevo, la draft dei PSG lo scaling lo ha dalla sua, e finché Lee Sin è uno strumento di controllo che paralizza queste fasi iniziali, che blocca le intenzioni di Snowball dei G2 con la loro draft, penso che comunque stia facendo un buon lavoro. Oh, si lancia. Senza l'ingaggio, Flacket purificazione immediata, ha provato a seguire Unified. Anzi, stanno rischiando grosso ora con Flacket che vorrebbe andare anche oltre. Bello lo strappo, non letale però. Ustione investito insieme al Flash per la parte di Kaiwin, con Flacket che ha investito tutto e Targamas l'Exhaust. E adesso Jankos ha un bel corridoio su questa corsia inferiore, potrebbe comunque farsi vedere nella trifronda. Eccoli lì con Targamas che chiude le distanze, ma... Sì, arriva il controllo con Unified che salta con la tempistica corretta, Juan sulla corsia inferiore, quindi andare oltre sarebbe soltanto un azzardo. Non vuoi combattere con una Tristana che può prendere risorse, non puoi combattere con Vayne che ha preso priorità sulla corsia centrale. Ieri abbiamo avuto una lezione di League of Legends molto interessante da parte di Ming sul matchup Nautilus-Tristana. Ming nei primi 4 minuti di partita era riuscito già ad inventare due nuove meccaniche su Nautilus di cui pochi sapevano l'esistenza, è riuscito a timare così bene i suoi basic da interrompere il salto razzo di Tristana col basic di Nautilus. Non è una cosa facile da fare. In questo caso comunque le piccole schermaglie sulla corsia inferiore cedono un'apertura ai PSG verso il drago, che lo conquistano in maniera totalmente gratuita. Non perdono in farm sulle corsie pur di andare a riconsiderare come utilizzare la propria giungla, e nonostante questo comunque Bay non ha trovato neanche il collasso della wave di Corki, quindi comunque davvero comodi qui i PSG, stanno giocando un bel macro. Ben contenti, rimangono alla pari, ma per una composizione d'early game rimanere alla pari non è proprio il massimo. Su quella corsia centrale hai un mid laner che dovrebbe trovare la dominazione e ad ora invece si trova pari in farm. Sulla giungla hai un jungler che il suo focus è prendere il controllo dell'early game, e non è che non può fare altro, come sottolineato prima, è anche una fonte di controllo Lee Sin nel mid to late game. È la situazione buona, che però non è abbastanza buona. Esatto, anche perché che cosa sta succedendo ad esempio sulla mid lane? Lane della quale stiamo parlando poco perché è diventata fondamentalmente una gigantesca bro lane incentrata sul farm. Oh, Caps. Gliel'ha bloccato recall Caps. Molto bravo qui. Dicevo, sulla mid lane si farma, e voi dite, bene, lo sappiamo, lo vediamo, perché ce lo stai sottolineando? Perché Corki ha una mangia magia, e di conseguenza Corki è in grado di vanificare il kill potential di qualsiasi delle solo lane dei PSG.
E tutto l'early to mid game di quel Corki sarà incentrato su questo, sarà incentrato sull'accumulo seriale di risorse, sarà incentrato sul continuare a farmare anche dai danni che va ad applicare in Arras su Bay grazie al primo attacco. E questo è comodissimo perché Corki a un certo punto scalerà meglio di Syndra e applicherà i danni in maniera molto più sicura di Syndra. Navi, adesso che ha messo molta pressione sulla topside, mi piace questa scelta che hanno fatto, perché allora i G2 hanno bloccato il recall di Syndra, con Syndra però che si è potuta prendere il blue buff, quindi tutti i membri di Paris Saint Germain sono presenti per il messaggero, contro i G2 invece che sono in due, ai Caps che è senza teletrasporto ed è stato costretto a tornare in base, e di conseguenza non possono contestare questo obiettivo. Ubei su due, molto bravo con questo stordimento. Gwen non si può approcciare perché aveva perso la priorità in top lane, solo adesso ci prova Poppy e trova un bel knockback nei confronti di quella Rell, rendendo il 3 contro 3 il matchup. Però il 2 adesso viene stordito, arriva la suprema da parte di Navi, il primo sangue, e i PSG avevano anche preso il messaggero. Ai ai ai, già bello smite da parte di Johan, bella suprema da parte di Navi, soprattutto il fatto di dover andare a giocare contro un Corki che non era presente. L'avevi appena sottolineato, quella è stata una mossa azzardata da parte dei G2. Speravano di trovare Lee Sin con quel verdetto del custode, andare ad allontanare il supporto nemico. Tra l'altro a livello 5 non è un deterrente di nessun tipo. Non stai negando la tempesta magnetica a Rell. Quella Rell era lì come strumento di controllo ulteriore, ma era più un extra che il core di come i PSG stavano impostando la loro azione. Johan ha posizionato anche molto bene, tra l'altro. Riesce a trovare un eccellente smite. Smite, tra l'altro, che per Jankos non era alla fine neanche disponibile, quindi... No, purtroppo osano questi G2 e di nuovo si trovano a mangiare la polvere. Discutibile questa contesa, a dir poco. Perché ora che abbiamo anche questa informazione che mancava lo smite, perché esporsi così? Hai visto che la martellata è finita su Lee Sin. Fermo restando che lo strumento di replay con le cose in basso è buggato in maniera tremenda, e quindi non è detto che lo smite fosse effettivamente mancante, e poi rivedrò anche l'azione effettiva. Però vediamo i G2 come decidono di utilizzare Jankos, perché di nuovo questa Poppy vorrebbe dare più fastidio a Lee Sin di quanto sta facendo. Lee Sin bot side che vorrebbe magari creare un'azione, Kaiw in parte qua con la tempesta magnetica, tentano linee, danni di Targamas, bella schivata col flash, l'onda sonica non è andata a segno e quindi nessuna azione bot side, mai preso il flash di Targamas. Caps molto aggressivo su Bay, arriva la suprema parte di Syndra, mangia magia, viene proccato con un'ultima sfera. Caps, bello il tentativo e capisco l'idea, visto che vuoi cercare di prendere risorse a questa Syndra per negarle un pressione nei prossimi minuti, ma se in cambio prendi il cooldown dell'ex drinker. Sì, alla fine volevi semplicemente forzare Syndra al collasso della wave e poco di più, per evitare che si muovesse sulla mappa. I teletrasporti stanno per tornare, disponibili sulla corsia centrale, e quindi Caps resetta anche in funzione di quelli. Mirano invece alle placcature in corsia inferiore. Tristana, industria demolizioni, ormai il matchup Tristana-Kalista sembra essere stato definito, e anche in maniera molto dominante a favore di Tristana. Un campione che scala bene, un campione che ha un'ottima fase di corsia, un'eccellente fase di all-in, e che trova in Rell una bella compagno di corsia. Inoltre, parlando di Rell, la funzione di spaccascudi, occhio! Okay. Bella schivata di Kaiwin qua. Dicevo, la funzione spaccascudi di Rell è molto utile quando stai giocando contro un Nautilus, quando stai giocando contro Poppy, contro un Corki da mangia magia e contro un tiratore da arco scudo immortale, quindi è un pick che secondo me non solo è ottimo nelle mani di Kaiwing, ma è anche un fit molto più opportuno a questa draft dei PSG contro i G2 di quanto lo fosse addirittura in quella di ieri, dove i PSG hanno comunque vinto. Caps si trova spottato da un lume di controllo nella sua rotazione bot side, adesso anche arrassato un po' da parte di Bay. G2 scambiano su questo drago, immagino che il loro intento era creare un'azione bot side per poi optare su per il drago. Devono accontentarsi solo del drago. I PSG però per un singolo drago della montagna non penso si sarebbero esposti, anzi ora che hai esposto la landa, landa infernale... Sono... Mi hai fatto un favore, sì. Landa infernale è quella landa del quale vuoi arrivare ad anima con quanti più draghi possibili dell'elemento portante. Hai fatto un favore a loro, ma è anche vero che ti sei messo un passo avanti verso farlo a te stesso quel favore. I G2 adesso hanno bisogno di prendere pressione su quel quadrante, hanno bisogno di iniziare a utilizzare il mid game di Corki, che ancora non rivela niente sulle sue intenzioni di build, trattandosi di un Corki che si sta muovendo verso la sua muramana, ancora niente che vada a indirizzarlo verso la D o la P. E voi direte, a due oggetti a D come fa ad essere non indirizzato verso la D? Perché Malmortius e Muramana
sono lì anche nella build AP di Corki, e quindi per adesso Caps sta solo continuando ad accumulare. Mi chiedo quando finirà questa fase d'accumulo e quando i G2 inizieranno a volerlo muovere sulla mappa. Topside ancora una volta eccellente a Nabi. Devo ammettere che Broken Blade sta iniziando a subire in queste MSI. Il matchup ovviamente non è tra i più semplici, ma Anabi sta premendo perfettamente, anche dotato di primo sangue, quello ha accelerato di molto la costruzione di quella Rocket Belt. Per fortuna è una Rocket Belt, se vedevo un altro Ripmaker impazzivo. Sì, che era un tech specifico contro Ornn, che era un pochettino come la Riven di ieri. Sono quei tech che funzionano quando snowballano e ti possono vincere la partita, ma quando le cose non vanno esattamente come vorresti, poco piacevole. Detto questo, torniamo a inquadrare la corsia inferiore, dove Unified e Kaiwing potrebbero essere vittime di un ingaggio, ma così non è. Larga l'ancora di Targamas, e questo per Unified sembra essere un altro corridoio verso l'ultima placcatura rimasta. Teletrasporto topside, quindi i due non potranno rispondere in caso occhio di aggressione. Caps non viene stordito, arriva l'onda sonica e il colpo risonante. Juan però ha mandato a mezza salute, Kaiwing qua estremamente basso di salute, Unified che salta via e per favore Riot fate qualcosa per quell'interazione, sto impazzendo. Ming l'ha interrotto, quindi Riot può continuare tranquillamente a dire git good in seguito a quell'interazione. Verissimo. Yuan è a palesarsi sulla corsia inferiore, ricordiamo la sentinella non ha visto Bay. Non sanno che sono in quattro. Jankos stesso rischia. Quella è una sfera che hai visto. Sì, l'hai vista e te ne puoi tranquillamente andare. Kaiwing che era già pronto a minacciare. Primo mattone ottenuto. Corki si è teletrasportato bot lane, convinti i G2 che avrebbero combattuto questi PSG, ma si accontentano di soldi gratis. Chi non si accontenterebbe di soldi gratis? Voglio dire, in questo caso i G2 devono cercare di mettere pezzi a colori su quanto sta succedendo in partita. Come abbiamo già detto prima, dalla fase di draft, i G2 avevano bisogno di giocare in maniera molto più proattiva di quanto hanno fatto questa corsia inferiore. Nautilus, il mio disprezzo per il pick penso che sia stato abbastanza vocale, purtroppo non sta riuscendo a chiudere in maniera concreta. Un pick come Nautilus non ti garantisce un 2v2 vincente. In uno slot del genere avresti addirittura potuto cercare qualcosa come Renata Glask, pur di avere la pressione necessaria per permettere a quella Kalista di funzionare. Una Kalista che si accascia contro una Tristana non è mai uno spettacolo piacevole. No, e adesso quella duo lane si sposta sulla corsia centrale, mandi Syndra a farmare in corsia inferiore e prendi il controllo della zona in messaggero. Con i G2 che arrivano di nuovo in ritardo, e qua Targamas si è allargato. Occhio. E anche troppo qua Jankos prova a inserirsi in profondità con Kaiwing già a mezza salute, arriva Kennen e Syndra perfetta con uno stordimento sul fianco dopo il teletrasporto, flacche di seguito, flacche da battuto e Unified viene sbalzato via dal bulbo esplosivo che Targamas usa solo per avere vita salva, ma sono morti tre persone di G2. Questa è una tempistica pessima! Quel teletrasporto di Bay è stato così bello! Davvero? Così bello sul fianco, riesce a trovare lo stordimento su due grazie al disperdi il debole e a vincere il fight per il suo team. Fight che vale due torri, quella sulla corsia centrale interna ed esterna. Vanno ad aprire con un eccellente secondo messaggero la mappa. Mappa adesso di proprietà prepotente del PSG che sta giocando oggi come ieri. Una mappa fantastica, un micro fantastico e sta mettendo seriamente alle corde questi G2. 5200 gold, 5000 gold di vantaggio, perdonatemi, non sono cosa da poco, soprattutto per questo momento, per questo istante di game. Targamas purtroppo si espone veramente tanto in questa occasione, per quanto Flacket possa darti sicurezza, se arriva un Bay sul fianco che stordisce due persone, non ti salvi, non c'è modo per salvarsi poi. Ma anche perché da parte di Jankos lo stordimento sul muro su Kaiwing è stato completamente mancato, ci sono state proprio delle imprecisioni meccaniche dovute ad un evidente stato di panico dall'ingaggio avversario. PSG hanno fatto da palla da demolizione. Kaiwing, la sua rel, sta dimostrando di essere una gran rel. Invasioni addirittura da parte di Yuhan che si porta a casa anche il blu avversario, stanno tagliando il sostentamento a quella Poppy da ogni lato, e vedere una Poppy così inattiva sulla mappa, vedere una Kalista totalmente negata, ci riporta alla memoria qualcosa che non è neanche così lontano, ci porta alla memoria ieri mattina, dove i G2 stanno perdendo contro i PSG allo stesso identico modo. Sottolineavo in apertura di giornata che 24 ore non sono abbastanza per studiare qualcosa di nuovo, e qui purtroppo i G2 ne stanno pagando dazio. E nemmeno poco, perché questo è un secondo drago adesso per il Paris Saint-Germain. Le taglie obiettivo si sono attivate dopo che è stata conquistata la coppia di torri sulla corsia centrale. Ma i G2 non è che possono tirare così tanto la corda e rimanere qua. Infatti Anabi tenta l'ingaggio, trova lo stordimento su due. Caps mangia magia proccato. C'era già Poppy pronta con il martello del custode. Devono ripulire e devono andarsene in fretta.
Sì, la situazione non è delle migliori attorno a Kaiwing. Come già detto prima, questa rel sta monopolizzando le mie attenzioni. Kaiwing si appoggia neanche sulle condizioni di draft in cui giocare rel. Semplicemente sai che insieme a Unified giocate una combinazione di rel Tristana così buona che indipendentemente dalle condizioni di contorno va a funzionare. E quindi Kaiwing sta minacciando ogni singola corsia con la sua presenza. Molto più presente lui tra l'altro di Targamas, che giustamente si trova a giocare un Initiator Support in una mappa perdente, quindi non può essere neanche individualmente colpevolizzato. Si sta trovando semplicemente a patire le sofferenze dello stato di mappa. Torre conquistata, Unified si prende 300 gold da solo, oltretutto accentuando ancora di più il vantaggio. Ormai PSG per l'ora è in discesa la partita. Quei 5.000 gold non sono facili da recuperare per i G2. I G2 hanno lo scaling dalla loro. Ed sì, è qualcosa stavolta c'è quello. Almeno c'hanno quello i G2. Ma trovarsi in una situazione così pesante adesso con quei campioni da affrontare, che stanno anche itemizzando bene per fortuna, vedere Kennen che inizia il bastone del vuoto invece cosa? Di una Shadow Flame. Non è una Shadow non Flame? Non è una Shadow Flame, ebbene sì! L'intera organizzazione dei Saigon Buffalo in questo momento è in lacrime nel vedere penetrazione percentuale contro gente che prende effettivamente resistenza magica. Pazzesco, guarda anche Syndra. Sì, devo ammettere che da parte dei PSG non ci sono sconti. Questi PSG stanno continuando a premere una mappa che vorrebbe snowballare e che sta snowballando tramite il controllo di visione profonda, tramite il side laning sempre aggressivo dove continuano ad alternare Bey e Anabi. Bey e Anabi che nonostante stiano pilotando due campioni da danno magico stanno riuscendo a dare tantissimo filo da torcere ai tentativi di recuperare mappa dei G2. Non basta più quella mangia magia, quella è una mangia magia che deve trasformarsi in Malmortius nell'inventario di Caps, perché già prima abbiamo visto il turbinio di Anabi mettere a durissima prova quella resistenza. Ma non penso che se lo potrà permettere l'acquisto in tempi brevi. Quello no. È un Amplifying Tome, immagino che il suo focus ora sia ottenere Luden. Almeno nella fase centrale, quando arriviamo sui 25-26 minuti, avrà l'opportunità di arrassare a modo. Ma si parla ancora di 6 minuti nel futuro. Nel frattempo c'è un Barone Nashor che spona, il drago fra 2 minuti. Il punto qual è? Che i G2 non hanno neanche bisogno di vincere questa fase di gioco. Per i G2 basta stallarla. I G2 devono fare la metà dello sforzo dei loro avversari. Per questo i G2 comunque si trovano in una situazione che tra tante virgolette potremmo definire comoda. Se i G2 riescono a stallare questa fase di gioco fino al terzo oggetto di Corki, fino al secondo terzo oggetto di Gwen, dato che il secondo sarà difensivo, allora per i G2 questa partita è tranquillamente recuperabile. E il problema adesso diventa il Barone Nashor, perché una cosa che devi fare per poter stallare una partita è avere un wave clear potente. Sì. L'unico che ce l'ha dalla sua è Corki, l'unico. Kalista ci mette tempo, deve investire tanti autoattacchi. E non ha un Runan. Gwen è un campione corpo a corpo e quindi esporsi non è proprio la cosa più comoda di questo mondo contro Kennen e Syndra. Dovrei aspettare molto molto tempo. I PSG premeranno tanto l'acceleratore su quel Barone Nashor. La visione infatti comincia a optare proprio attorno a quella zona, se vedi. I corridoi, la trifronda, gli accessi. È vero, ma sono curioso di quei due rubini nell'inventario di Jankos, perché dato lo stato di partita un'altra cosa comoda per i G2 è investire su oggetti poco costosi. Per Flakked avremo moltiplicatori e quindi tre daghe si andrà ad investire su Guinsoo, su Runan, chi che sia. Ma per Jankos voglio vedere le catene dell'anatema. Voglio vedere qualcosa che vada ad amplificare la tenacia sugli avversari e che permetta quindi a quella Poppy amplificare, cioè ridurre la tenacia degli avversari, amplificare la durata dei controlli. Avevo fritto un attimo i due concetti nella mia testa, in modo da lavorare a basso budget rispetto all'Lee Sin e permettere comunque a quella Poppy di avere una grossa utility, anche se l'early game non è andato esattamente come voleva. Anche contro una doppia comp da potere magico, cioè le due solo lane da potere magico, decidi di optare comunque per le catene? Il problema è che è costosa la forza della natura in questo momento. Non è l'acquisto ottimale le catene dell'anatema, è l'acquisto più economicamente valido, è l'acquisto che ti permette di massimizzare il rapporto spesa-guadagno in una fase di partita che i G2, anche se poi vedono Poppy accasciarsi, non importa, perché c'è Corki poi a tenere la partita a galla e sappiamo che il Corki di Caps è particolarmente affidabile quando si parla di missioni di salvataggio. Quindi sì, vorrei vedere le catene dell'anatema e non perché l'acquisto migliore, ma perché l'acquisto di cui i G2 hanno bisogno. Paris Saint-Germain che mette molta pressione sul corsia centrale è inferiore perché mancano 5 secondi al drago infernale e i G2 optano per prendersi quella torre top. Prendono anche la taglia obiettivo, quindi non è che siano tristi, ma è una torre esterna. Non è uno dei
non è uno dei punti chiave d'assedio, non è che tornerà così comodo. Gwen free farma bot lane, Kalista free farma mid lane. Questa è anche una delle debolezze di prendere due torri in corsia centrale molto presto. Sì, lasci che le ondate si vadano a schiantare, ma lo stai facendo in funzione dei draghi. Se la landa sì. infernale è lasciare 10 wave di farma ai tuoi avversari, se tu stai prendendo statistiche bonus semplicemente da quei draghi, se tu adesso spezzi la mappa in due perché sei a soul point su una landa che è di per sé una wincon per i PSG, allora non ti importa di vedere quella Gwen farmare. No, no, anche perché, come abbiamo detto, alla fine confermata comunque forza della natura per Poppy, si decide di andare per la long run, i G2 non so quanto verranno premiati per questo, però appunto quella Gwen che è free farma è una Gwen che ha dovuto optare per un velo della Banshee e che quindi ha spostato il suo power spike di ingresso aggressivo in partita al terzo oggetto. Non sei triste perché hai appena guadagnato altri 2800 gold di tempo prima che quella Gwen sia veramente rilevante. PSG che ripuliscono la loro giungla, prendono un po' di visione attorno al fiume, sempre in zona Barone Nashor. Vedere quei quattro lumi nella giungla di G2 fa paura, perché provano soltanto ad approcciarsi G2 e ci restano secchi. Ok, sono facili da rimuovere perché adesso i PSG hanno resettato. Ci metti 0 secondi a rifare la stessa azione in cui li piazzi. 0. Anabi, Broken su Blade. BP, ci vogliono chiuderlo, TP. Ok, Broken Blade costretto già a utilizzare la spettralità. Anabi che ci prova, è stata immobilizzata nel frattempo Syndra. Broken Blade deve soltanto prendere tempo e sopravvivere il più a lungo possibile. Ci sta riuscendo almeno per ora. Facendo sprecare tutto questo tempo ai PSG vuol dire che hai avuto tempo per aggredire Syndra, mandarla a casa, farle perdere il flash. I G2 optano per il Baron, per la corsa su questo obiettivo, ma lasciano prontamente perdere appena vedono che è caduto Broken Blade. Anche perché la pressione sulla corsia centrale è immediata. L'ondata era già lì, Tristan è già lì, Bay è già lì, Bay che è sopravvissuto alla situazione spigolosissima nella quale si trovava, teletrasporto interrotto dall'ingresso di Nautilus e Poppy, ma i danni non sono arrivati in tempo. Questo è un inibitore che viene denudato sulla corsia centrale e adesso con Yuan in copertura il PSG va a mettere un'altra yarda sul campo avversario. Qui i PSG stanno giocando veramente bene. Sono molto delle rotazioni bene, sì. rapidissime da parte dei loro campioni. Era una rotazione rischiosa. Tu stai investendo un teletrasporto e il tuo jungler sulla corsia inferiore per una kill che va a capitalizzare su una torre esterna. E nonostante questo, gli avversari dotati di Kalista non sono riusciti a prendere il barone. Di nuovo da parte di Jankos, purtroppo magra o l'angolo sul quale cerca lo stordimento sul muro. Broken Blade vuole prendere tempo, vede Lee Sin, dice l'obiettivo qui è morire il più tardi possibile, ma Bay è salvo, il barone è salvo, la torre è andata e i PSG anche oggi stanno dominando. Davvero ammirevole il modo in cui continuano a premere e gestire perfettamente tutta la mappa. Vedremo se continueranno così, per ora di nuovo dovrebbero aver visto quei... ecco sì. Hanno visto Lee Sin entrare in quel bush, però non l'hanno visto uscire. Yuan dovrebbe farsi qualche domanda, perché comunque stanno iniziando a chiuderlo in maniera abbastanza insistente. Hanno sotto le spalle, Kennen vuole flancare e c'è la ulti, c'è il flash, c'è tutto. Caps ha già perso più di metà della sua barra HP. Unified lo andrà ad abbattere adesso. Questa è la prima uccisione, arriva Kennen con lo stordimento su due persone. Flakhead richiama il suo supporto per un altro knock-up e uno shutdown raccolto ai danni di questo Kennen. G2 però perderanno anche Targamas. Broken Blade è finalmente arrivato, vediamo se Juan riesce a sopravvivere. Già basso in salute, attenzione, arriva un ultimo paio di colpi da parte di Gwen. Broken Blade che con le lance di Flakhead continua a avere l'occasione giusta per fare danno. E Broken Blade si sta rimettendo nella stessa posizione dove prende una partita persa e decide in maniera molto prepotente che quella partita sia comunque da giocare. Broken Blade adesso a presidiare il lato del barone, è difficile aggredire questo obiettivo, ma c'è l'angolo di visione all'interno del cespuglio. Targamas vorrebbe gli estremi per la chiusura su Kaiwing, tanti danni percentuali, c'è anche Kalista con la lacerazione per evitare che ci sia un furto. Unified qui, se vuole portare a casa di nuovo lo scenario, deve fare un miracolo con questa Tristana. Kaiwing non ha neanche la tempo. Occhio tanti ragazzi, danni. E Unified deve soltanto evitare i controlli. Targamas ci prova a prendere tempo per quanto possibile. Questo però Nashor sta per cadere. Ultimo colpo e l'ha preso Poppy per un soffio. Jankos che va a stordire, almeno a prendere tempo contro Unified. Ci sarà un singolo buff, doppio buff del barone, perché c'è ancora anche Corki. Unified però ha preso così tanto e poteva andare anche molto peggio di così. Sì, assolutamente. Questa è probabilmente l'output migliore possibile per i G2 ed è un brutto output per i G2, ma sì, comunque il migliore possibile. Di nuovo ci si trovava in un angolo dove Unified di fronte a sé aveva un parco giochi. Unified, frammento d'infinito, 60% di possibilità di critico, ed è una Tristana che comunque gioca dal range sicuro di quell'archibugio a ripetizione, che è un oggetto molto interessante. Kaiwing si torna a parlare della sua rel, ingaggio istantaneo, Caps zero tempi di reazione per lui, annichilito prima ancora che potesse mettere giù un red one, flashato tra l'altro da Unified.
side per aggiungere sicurezza al tutto. Follow up, ci hanno messo tanto a uccidere Targamas, ottima la stasi di Targamas. Broken Blade riesce a prendere due uccisioni, ma poi attorno al barone la cosa si fa grigia. Grigia anche perché in reset da quell'azione di nuovo il PSG prende controllo del quadrante inferiore e ha una comodissima anima infernale da andare a raccogliere on spawn, come vediamo adesso sullo schermo. È già andata, non ce la faranno mai G2 arrivare in tempo. Infatti anima infernale conquistata, Broken Blade che prova a aggredire Kaiwing, immobilizzato da Janko. Targamas prende tempo stordendo la backline, shutdown raccolto da parte di Broken Blade, continua il gol. Oh, Juan con il calcio del dragone perfetto su tre persone. Broken Blade, quanto forte può essere Gwen? Non abbastanza da fare un 1 contro 3, e infatti trovano l'ace. Juan, no, sexy. No, c'è ancora Corki, perdonatemi. Sexy da morire quelli sin. Totalmente cosparso, si lancia, Caps va ad intercettarlo. Juan, i danni rischia. Possono anche esserci, ma non importa perché nel frattempo stanno entrando in base. Caps almeno ha un buff del barone per resettare urgentemente. Unified mira all'inibitore. Mamma mia, che calcio! Magnifico, Juan qua ha salvato un fight che stava andando malissimo per i membri del Paris Saint Germain. Inibitore conquistato però per loro. G2 ora devono provare a farmare il farmabile, ma quella è un'anima infernale finita nelle mani del Paris Saint Germain. Qui Bey aveva inizialmente stordito Jankos rallentandone molto l'ingresso. Unified cerca di trovare gli angoli giusti, si prende anche un brutto red one e diversi controlli in faccia, ciò nonostante riesce a rimanere in vita. Ricordiamo, quella è una Tristana da mangia magia, è una Tristana che ha resistenza magica e che quindi comunque non va a soffrire così tanto come i suoi colleghi di squadra il danno magico di quel Corki. Qui abbiamo visto invece l'impatto del red one su Anabi essere molto più frontale, molto più importante. Corki, i danni lì fatti, ma non si può dire lo stesso di Kalista. Flak è da un basso range. Purtroppo quando devi esporti contro un team che è forte di Kennen, Syndra e Tristana, o hai peeling o sei in estremo vantaggio e non hai nessuno dei due. E i G2 adesso vedono la loro power play negli ultimi 10 secondi andare in negativo. Non è una bella nota se consideriamo che dopo il barone non hai guadagnato pressione strutturale. Buono per Caps almeno riuscire a prendere la struttura. Purtroppo la prende dopo la scadenza del baron e quindi comunque la baron power play di per sé chiude in negativo a livello di statistiche. Ma non per la torre interna, questa ha ancora una taglia su di sé. Caps, grazie ai danni, riesce a tirarla giù abbastanza in fretta e comunque un ottimo scambio di macro. Devono però indietreggiare perché quella è una base che sta andando a pezzi, addirittura il teletrasporto. Sì, Corki decide di optare almeno per quello, arriva il martello del custode, Jankos che rilancia Lee Sin a debita gittata, proteggendo per un altro po' la struttura in top lane. Blackhead, opera di pulizia per lui, adesso finalmente c'è l'attack speed e il danno ad area per quella Kalista, ma potrebbe essere arrivato un po' troppo tardi. Dall'altro lato Tristana ha 4 oggetti. Uno di questi è una Malmortius completa, il 60% di possibilità di critico è online. E comunque Tristana ha 4 più scarpe complete, quindi comunque siamo ad un oggetto dal full build. 3-0-7, taglia gigantesca sulla testa di uno Unified che al 30° minuto vanta già 330 minion. Una Tristana eccellente, accompagnata però da un eccellente Kaiwing. Se dobbiamo parlare di Tristana come fulcro di questi PSG, dobbiamo parlare di come i PSG hanno giocato per permettere a quella Tristana di essere il fulcro. Unified, no, non me ne voglia, ma nel senso, sta premendo molto bene il tasto destro del suo mouse, si sta posizionando eccellentemente con degli ottimi click a terra durante le schermaglie, ma quella Tristana è arrivata ad essere dov'è perché attorno a lei Yuan e Kaiwing stanno giocando un gioco eccellente. E ora con questi 4.000 gol di vantaggio, il vantaggio di pressione in mid lane, Paris Saint Germain si rigirano sulla bot lane con Anabi che ha accompagnato un'ondata e il resto della squadra lì già presente sul fianco. Ibi viene immune, schivato lo schivabile, ma non la torre. Quella non è immune, hai? No. Dovrebbero fare che la nebbia sacra di Gwen protegga anche le strutture. Si chiama Suprema di Kindred. No, le strutture possono cadere nella ult di Kindred. Sì, sì, no, hai ragione, è vero. Quindi purtroppo no, quella protegge gli obiettivi. Protegge baroni, draghi, ma... Ecco, dovrebbero fare che anche la ult di Kindred salva le strutture. Alla sono inanimate, sono inanimate. Ma non è vero, cioè perché sparano se sono inanimate? Vabbè, anche un robot può sparare e non è animato. Questo lo dici tu. Hai mai visto Io Robot? Puoi dire dopo un film del genere che i robot non abbiano un'anima? Non siamo ancora a quel punto però, non ancora. Detto questo però, i PSG devono riprendere
adesso controllo di questa mappa e devono chiudere in fretta, perché sappiamo che per i G2 il terreno di Trow attorno agli obiettivi maggiori è un terreno succoso, il terreno Caos e Miracoli è un terreno che hanno rodato, che hanno quasi brevettato i G2. Certo, magari non contro i Misfits sul terreno nazionale, ma quella è un'altra questione. I G2 vorrebbero giocare forzando dei fight attorno agli obiettivi, dove Corki si presenta con una build quasi completa. Comunque il frontlining di Jankos c'è, è online, adesso forte anche di un po' di armatura extra grazie al corpetto di Rovi. Hanno bisogno di giocare bene attorno a Caps, livello 18 per quel Corki, 5 oggetti su 6 all'interno del suo inventario, uno slot tenuto comunque per lumi di controllo che garantiscono visione difensiva ai G2, e il Baron spawna in questo esatto momento. G2 che ora vorrebbero provare a contestare, ma è difficile senza quella Gwen. Kennen si è già teletrasportato sulla corsia centrale, 6.000, 5.000 HP. Quello non era un Red One. 4.000, 3.000 rimasti, Targamas ha già tanti danni subiti, rischia tantissimo, costretto all'utilizzo del Locket. Arriva il teletrasporto di Gwen, Jankos prova a bloccare Anabi. Il Barone intanto è stato conquistato da parte dei membri di Paris Saint-Germain. Anabi ha fatto più che sufficiente danno. Il primo a cadere è stato proprio quel Nautilus. Unified salta attraverso il muro, riuscirà a battere Caps, salta per prendere la su Jankos, salta per uccidere anche qualcuno che era già morto, e Flacked cade subito dopo per la tripla. Broken Blade è arrivato troppo tardi, ma tutti questi G2 sono in ritardo. Ci ha provato Caps a fare il miracolo, ci ha provato Broken Blade a tenere in piedi la tana del barone, non è servito a niente perché Unified si è svegliato oggi e ha scelto la violenza. Signore e signori, per il PSG Talon Esports questo sarà il 2-0 contro i G2. Oh mio Dio, che partita incredibile anche oggi che hanno giocato. Complimentoni. Te l'ho detto, il trend è molto ascendente per questi PSG. E adesso gli EG sudano freddo per quel quarto posto. Dovranno sudarselo e faticare un bel po' con i G2 che adesso condannati perché sono sul 4-3 e quindi quella prima posizione, a meno che non succeda qualcosa di davvero peculiare oggi, diventa quasi impossibile. I Saigon devono sconfiggere i Royal perché questo succede. Sì, direi che comunque non è particolarmente plausibile. Anche oggi questi PSG ci regalano un gran bel League of Legends. Ci regalano un League of Legends metodico, puniscono i loro avversari ad ogni errore ed è quello che vogliamo vedere ad un campionato internazionale, non mondiale. È quello che vogliamo vedere ad un campionato dove comunque una regione come la PCS stava arrivando dopo un torpore artificiale che si era portata addosso nell'ultimo periodo e se lo stanno scrollando di dosso. Hanno un bel po' di cui festeggiare questi PSG. Contentissimi, ovviamente, adesso festeggiano facendo il classico inchino post stretta di mano con gli avversari. G2 avevano un'idea, scalare. I PSG non gli hanno mai concesso questa occasione. Qualche minuto di vuoto, ma perché dovevi preparare un obiettivo, dovevi prendere uno spike di oggetti. Ogni volta sono riusciti a sfruttare la tempistica perfetta per fare tutto. Dall'altro lato i G2 non si può mai dire una cosa del genere. Tanti momenti in cui hanno deciso di fare azioni quando non era necessario, si sono esposti per i messaggeri anche quando non avevano le risorse per combattere alla pari. I draghi ignorati del tutto da parte di G2, questo è molto più grave. Ne hanno preso uno in singola copia che era un drago della montagna e quindi è tipo... E soprattutto zero pressione su obiettivi quando stai giocando Kalista, quando l'obiettivo del tuo tiratore è diventare un bullo iperaggressivo nelle fasi iniziali e tradurre questo pattern di bullismo in un controllo di mappa dove Kalista ha uno switch diventando quell'early game lane bully in uno strumento di controllo extra sugli obiettivi. Hai counterpiccato la giungla per assicurarti questa cosa. Eppure Lee Sin, stavamo continuando a dire, è vero che non sta facendo niente nei primi minuti, ma il Lee Sin strumento di controllo è comunque un Lee Sin che in questa partita sta facendo bene il suo lavoro. Perfettamente, perché il suo lavoro era fare peeling nei confronti di Tristana. Ok, il rel ci serve per andare in profondità per trovare quei knock-up molteplici, la tempesta magnetica su più persone. Non importa, Lee Sin può fare copertura a Tristana, perché se si espone non serve il suo danno fisico. Tristana ne ha più che a sufficienza per tutti ed era la fondamentale differenza nella draft tra i G2 e questi PSG, il danno fisico. Il danno fisico di una Tristana snowballata non è neanche paragonabile al danno fisico di una Kalista snowballata al massimo assolutamente. Si parla comunque di danni critici contro danni unit, si parla di un impatto immediato di quel danno. Basta un crit a togliere una quantità di barra degli HP che Kalista può sognare di rimuovere solo con una lacerazione ben staccata. E questo non è mai veramente successo. La firma poi che è arrivata di Unified attorno a questa tana del barone a più riprese, quello non era neanche il fight decisivo ma ne sembrava quasi il replay, tanto Unified è riuscito a giocare in maniera metodica questi scambi. Teletrasporto interrotto tra l'altro al margine estremo dell'abilità, ormai era stato praticamente completato da parte di Bay, ma come stavamo sottolineando non è cambiato nulla. Comunque Broken Blade è morto, comunque hanno scongiurato il barone. Anzi,
Ti avrebbe quasi fatto piacere avere Bay in corsia inferiore per cercare di premere in maniera più importante sull'obiettivo, sapendo che comunque quattro membri del team avversario fossero lontani dalla zona di guerra, invece hai trattenuto artificialmente il midlaner nemico lì per contestare. Jankos altalenante, Jankos niente da dire, se buona parte dell'incredibile sinergia mid giungla stava arrivando da Caps, quando sia Caps che Jankos sono spenti, questo mette ancora più in ombra Jankos e quello che può fare sulla mappa. Da un lato questo è una conseguenza autointuitiva di come queste draft sarebbero dovute andare, ma di nuovo i G2, capisco il sistema di B1, capisco l'idea di essersi qualificati, ormai potremmo dire quasi a prescindere, alla fase successiva. Però da 4-0 a 4-3, considerando che ci sono PSG ed Evil Geniuses che stanno rimontando, non mi appollaierei neanche troppo sull'idea che sia una certezza, ecco. No, per nulla. Anzi, devono cominciare a ragionare su quello che possono fare, perché poi l'avversario che c'è dopo non è neanche dei più morbidi. No, cioè voglio dire, questi PSG sarebbero dovuti essere l'avversario morbido. Sì. Sarebbero dovuti essere il bene, chiudiamo in pompa magna il girone d'andata e iniziamo altrettanto bene quello di ritorno. È stato così per i PSG. Sono stati G2 l'occasione per i PSG di rimettersi in forma. È anche vero che giocatori come Caps e Jankos danno spesso del loro meglio in situazioni dove si trovano a subire un'altissima adamantina pressione, però non puoi neanche pensare di giocare bene solo con quelli che reputi più forti di te e lasciar scivolare così queste partite. Perché in questa partita le condizioni di vittoria c'erano. In questa partita eri riuscito a coprire alcuni dei buchi di draft che avevi scoperto durante la prima partita contro il PSG. Eri riuscito almeno a mettere lo scaling top. Hai giocato comunque il pattern con counterpick in giungla, danno fisico in giungla, danno magico sulle corsie. Hai counterpickato la giungla e hai counterpickato la mid lane, perché comunque avevi lasciato l'R5 a quel Corki. E Corki contro Syndra è uno storico counterpick. Però, come possiamo vedere, ancora una volta non ha funzionato. Non ha funzionato la giungla, non ha funzionato la bot lane. Kai, Wing e Unified sono giganti con Rell e Tristana, tanto che, sarò sincero, contro il PSG sembra quasi arrivato il caso di iniziare a bannare Rell, perché non è neanche più una questione di draft. L'abbiamo detto, cioè, per tre partite consecutive si sono messi nella condizione di essere totalmente counterpiccati. Si sono counterpiccati da soli e hanno vinto comunque. E che proprio le meccaniche sono lì. Rell è un campione che richiede una conoscenza meccanica di come eseguire il team fight magnifica. Deve essere per tutto il team conoscere come giocare attorno a Rell. Non puoi giocare una Rell in un setup in cui magari un giocatore del resto della squadra non sa come deve fare follow up. Che uno dice, vabbè, Rell si lancia, tu segui, non è complicato. Sni, perché nel momento in cui c'è quella tempesta magnetica puoi trovare lo stordimento perfetto, la concatenazione di controlli, devi trattenere specifici cooldown. E considerato quanto può rischiare una Rell, deve esserci una comunicazione proprio cristallina tra tutti i player. E questi PSG la stanno dimostrando tutta. Perché far sembrare Rell forte, un campione che non dico che sia debole, è soltanto così dannatamente situazionale che sembra un meme, è assurdo. Ci hanno scherzato tanto sul campione, tanto che addirittura siamo vicini ad un mid-scope update, a un soft rework di Rell. Però vedremo anche come si andrà avanti. Però parlando di andare avanti, sai che ore sono in questo momento? Esattamente le 12.54, e questo sai cosa significa? Che è arrivato il momento di smettere di piccare Kalista. E su questo ci aprirò un paragrafo, perché non voglio che diventi semplicemente il Kalista bad, lose draft, lose game, quello lo tengo per Reddit dopo, sarà okay. Quello che commenterò su Reddit per farmare karma gratis, ma qui voglio darvi anche delle motivazioni, ma ve le daremo dopo, prima della prossima partita. Sì, perché signore e signori ci prendiamo una breve pausa e torniamo dopo per T1 contro Evil Geniuses. Go riders, go right, gasoline lighters, more fire, skid tires, blow up dynamite, need more wires. No shade, today we're gone more. I'm enjoying like 809, man. I'm gonna keep my dick up, pour water. Set it off like this.